questa stele di basalto nero è stata la chiave per decifrare una lingua di cui si era persa ogni cognizione da quasi 2000 anni. Gli antichi geroglifici egizi, infatti, sono rimasti un mistero fino all'inizio dell'Ottocento, quando un uomo dedicò la sua vita allo studio dell'antica lingua e della mitica stele di Rosetta. Al British Museum di Londra si trovano tesori archeologici di importanza straordinaria e una delle collezioni più invidiabili è quella di antichità egiziane. Fra i tesori spiccano molte magnifiche statue scolpite in calcare e in granito per immortalare il volto di grandi faraoni. Ma c'è un singolo oggetto la cui importanza dal punto di vista archeologico, se non da quello artistico, supera ogni altro nel museo: la stele di Rosetta. È esposta in posizione di rilievo all'ingresso della sala che ospita la collezione egizia e in realtà si tratta di una copia esatta, in quanto si è ritenuto troppo rischioso esporre l'originale. Ma che cos'è in realtà questa stele? E come ha potuto questo blocco di basalto nero, apparentemente insignificante, rivoluzionare le nostre conoscenze sul passato dell'umanità? Per 2000 anni la storia dell'antico Egitto è rimasta un mistero. Viaggiatori e studiosi erano consapevoli dell'esistenza di questa civiltà scomparsa, della quale però non si sapeva quasi nulla. Chi aveva eretto queste piramidi grandi quanto montagne? In onore di quali dei erano stati dedicati templi grandi come città? E perché gli antichi egizi avevano imbalsamato i loro morti, seppellendoli insieme a tesori strepitosi? I visitatori di questo mondo antico incontravano ovunque una strana scrittura pittografica. Chiamata dai greci geroglifica, ovvero sacra incisione, è presente dappertutto: sulle pareti dei templi, sulle statue, sugli oggetti di mobilio, perfino sugli scarabei votivi. Le pareti di tombe e templi erano decorate da immagini di animali con teste umane e forme sconosciute. Molte erano le scritte che circondavano le figure di egiziani dipinti nell'atto di presentare le offerte alle divinità. E anche i morti venivano sepolti dentro sarcofagi decorati da questa sacra scrittura. Come interpretare queste enigmatiche incisioni? Mancava completamente una chiave per decifrarle, per accedere ai misteri che avvolgevano l'antica civiltà scomparsa. Già all'epoca di Costantinopoli, gli antichi egiziani erano considerati una leggenda di un remoto passato e gli storici greci e romani avevano potuto solo fare congetture sul tipo di conoscenze che questa potente civiltà aveva posseduto. I secoli passarono. Il mondo vide la caduta dell'impero romano, il Medioevo, il Rinascimento, ma l'antico Egitto rimaneva sempre avvolto nel mistero, in attesa di una scintilla che ne avviasse la rinascita. Ci volle uno degli uomini più potenti di tutte le epoche per destare l'Egitto dal suo lungo sonno, un uomo la cui capacità di comando in battaglia era pari alla sua passione per la storia, Napoleone Bonaparte. Verso la fine del XVIII secolo, fra i francesi e gli inglesi era in corso una guerra per il predominio mondiale. Nel 1798 il generale Napoleone Bonaparte diede inizio all'invasione militare dell'Egitto. Se la Francia fosse riuscita a conquistare questo strategico crocevia fra Europa e Asia, avrebbe anche potuto controllare gli scambi commerciali e acquisire un dominio dei mari che ne avrebbe fatto il paese più potente del mondo. A 29 anni, Napoleone era divenuto una leggenda tra le sue truppe. Le sue vittorie contro gli austriaci in Italia lo avevano portato alla ribalta come la forza nuova con cui il mondo avrebbe dovuto confrontarsi. Il 1 luglio 1798, la flotta di Napoleone entrò nel porto di Alessandria. Oltre a 38.000 soldati, a bordo delle navi si trovavano anche 167 fra i migliori scienziati e studiosi di Francia. Era raro che le spedizioni militari avessero anche interessi accademici. Qual era dunque il piano di Napoleone? E perché era tanto affascinato dall'antico Egitto? Come Alessandro Magno, Napoleone riteneva che la sua strada verso la conquista di un grande impero dovesse includere l'annessione dell'antica e misteriosa Valle del Nilo. L'egocentrico generale Corso considerava l'Egitto ben di più di una semplice provincia alla periferia dell'impero
perché da appassionato storico attribuiva grande importanza all'antica cultura che la terra delle piramidi doveva aver avuto in tempi antichissimi. Questo era il regno dei faraoni, i monarchi considerati divini dai propri sudditi e che avevano guidato la più grande civiltà del mondo per quasi 3 millenni. Napoleone era determinato a scoprire la loro storia e per la sua grande campagna militare e culturale aveva selezionato personalmente gli accademici che ora formavano la sua forza d'attacco ai misteri dell'antico Egitto. Mentre l'esercito francese risaliva il Nilo schiacciando ogni opposizione, gli scienziati iniziarono il loro lavoro fondando l'Istituto francese al Cairo, poi quartier generale della spedizione accademica. I ricercatori perlustrarono l'Egitto esplorando le tombe, arrampicandosi sui monumenti, studiando, disegnando e documentando tutto quello che vedevano. La ricchezza delle informazioni che raccolsero apparve già allora incredibile. Napoleone aveva chiesto di essere tenuto sempre al corrente e se venivano fatte importanti scoperte, voleva essere informato subito. Ma l'Inghilterra certo non stava a guardare e non erano trascorse che poche settimane quando la marina inglese attaccò i francesi distruggendo le loro navi e stringendo gli uomini di Napoleone in un assedio che sarebbe durato 2 anni. Napoleone riuscì a superare di nascosto il blocco e a ritornare in Francia. E mentre l'esercito francese continuava a combattere, scienziati e studiosi gettavano le basi della moderna egittologia. Coscienti dell'inevitabile sconfitta, i francesi raddoppiarono i loro sforzi per studiare e documentare quanti più reperti possibile. La loro grande occasione per svelare i segreti della misteriosa antichissima civiltà rischiava di sfumare e iniziò una corsa contro il tempo. Ironicamente, la scoperta più importante non avvenne per opera di uno scienziato, ma di un soldato. Nel luglio del 1799 l'assedio stava logorando la resistenza di entrambi gli eserciti e i francesi continuavano a rafforzare le loro difese. Sulla riva sinistra del delta del Nilo sorge l'antica città di Rosetta. Qui gli uomini del capitano Pierre Bouchard iniziarono a ricostruire il vecchio forte arabo. Da molti secoli gli arabi usavano predare i blocchi di pietra degli antichi monumenti egiziani per riutilizzarli nelle loro costruzioni. Fu così che, nascosta nelle mura del vecchio forte arabo, si trovava una stele di basalto nero. Mentre consolidavano le pareti del forte, per uno straordinario colpo di fortuna, i soldati spostarono quel blocco e notarono immediatamente qualcosa di insolito. Incisa sulla superficie polverosa c'era un'iscrizione in 3 diverse lingue. Una era il greco, l'altra una scrittura corsiva popolare egiziana chiamata demotico e in ultimo i geroglifici. La stele di Rosetta fu quel tipo di scoperta magica, quel lampo di straordinaria fortuna che tutti noi vorremmo poter assaporare almeno una volta nella vita. L'emozione della scoperta deve essersi rivelata poco a poco, incominciando da una prima occhiata, probabilmente annoiata, da parte dei soldati, stanchi, sudati e impolverati, che spostavano le pietre. È facile immaginare quanti soldati avrebbero potuto trascurare la cosa dicendosi «è solo una vecchia pietra, chi se ne frega», riseppellendola per sempre nelle mura del forte. Per fortuna era presente un ufficiale francese, una persona intellettualmente viva e curiosa, e così il ritrovamento fu subito segnalato al quartier generale. Il blocco di basalto nero venne battezzato Stele di Rosetta. Misurava 97 cm di altezza per 71 di larghezza e pesava circa 680 kg. Il generale Jacques Mineux ordinò che venisse trasportata all'Istituto francese del Cairo affinché il testo greco potesse essere tradotto. Ovviamente si sperava che il testo greco avrebbe fornito la chiave per decifrare i geroglifici e quindi la scoperta della stele di Rosetta ebbe immediatamente un eco sensazionale. La lingua greca antica era ben nota e gli studiosi tradussero subito l'iscrizione. Era un decreto in onore del primo anniversario di regno del faraone Tolomeo V Epifane, appartenente alla dinastia tolemaica, che aveva regnato sull'Egitto dal 304 al 30 avanti Cristo. Inizialmente l'iscrizione parve di poca importanza, ma la traduzione dell'ultima riga si rivelò clamorosa.
recitava infatti: questo decreto dovrà essere iscritto sulla stele di basalto in caratteri sacri, popolari e greci. Dunque, tutte e tre le iscrizioni ripetevano l'identico testo. La notizia dilagò rapidamente in tutta Europa. Jean Ellul, segretario e bibliotecario dell'Istituto Egiziano, diede notizia del ritrovamento con questo breve comunicato, sottolineando che la stele presentava grande interesse per lo studio dei geroglifici egiziani. Ma la stele di Rosetta non sarebbe rimasta a lungo in mani francesi. La morsa dell'assedio britannico si sarebbe ben presto stretta, costringendo i soldati di Napoleone a capitolare. Un generale francese avrebbe tentato di nascondere la stele perché non cadesse in mani inglesi, ma durante le trattative per la resa i vincitori ne avrebbero preteso la consegna. La campagna militare di Napoleone in Egitto, durata 2 anni, si concluse con un completo disastro. Morirono più di 9.000 uomini, la marina francese ne uscì decimata e le navi superstiti rimasero intrappolate nel Mediterraneo orientale dall'assedio navale britannico. Tuttavia, dal punto di vista sia scientifico che culturale, l'importanza della spedizione egiziana di Napoleone fu enorme. Segnò la nascita della moderna archeologia e con la scoperta della stele di Rosetta sembrava proprio che i grandi enigmi dell'Egitto potessero finalmente essere svelati. I tentativi di decifrare i geroglifici erano seguiti con attenzione non solo dal mondo accademico, ma anche dai militari, sia francesi che inglesi. Oggi sappiamo molto sulla storia dell'antico Egitto, ma può essere per noi difficile immedesimarci nell'atmosfera culturale dell'Europa di fine Settecento. L'antichissima civiltà egiziana era chiusa in un totale silenzio da quasi 2 millenni e la grandiosità delle piramidi e dei templi dimostrava che doveva essere stata una civiltà molto evoluta e potente. C'era quindi un grande alone di mistero intorno all'antico Egitto e la competizione tra Francia e Inghilterra avrebbe fruttato grande prestigio alla nazione che per prima sarebbe riuscita a trovare la chiave del mistero. Per i francesi, decifrare i geroglifici prima di essere costretti alla resa era divenuta una questione di immagine e di orgoglio nazionale. Fu facile tradurre il testo greco, ma non altrettanto usufruirne per la comprensione delle due antiche scritture egiziane. Nonostante l'importante scoperta, la decifrazione rimaneva un grande problema per parecchie ragioni. In primo luogo, da almeno 2000 anni nessun essere umano parlava o scriveva la lingua dei faraoni o un'altra sufficientemente simile. I francesi quindi non avevano alcuna idea di quali suoni o significati potessero corrispondere ai vari simboli egiziani. Non si sapeva neppure se i simboli avevano un significato fonetico, come nel nostro alfabeto, o se si trattava di una scrittura ideografica, nella quale cioè a ogni segno corrisponde un'idea, una cosa o un verbo. A complicare non poco le cose c'erano le cattive condizioni della stele, incompleta nella parte superiore e lungo i lati. La sezione geroglifica in alto era la più danneggiata e ne rimanevano soltanto 14 righe, mentre quella demotica, al centro, pur conservando 32 righe, era incompleta lungo il lato destro. La sezione greca in basso era formata da 54 righe complete. I frustrati studiosi non potevano quindi essere certi di quali parole o righe di testo geroglifico potessero corrispondere all'equivalente greco. Nell'agosto del 1801, 2 anni dopo la scoperta della stele di Rosetta, gli inglesi costrinsero i francesi alla resa e alla cessione dell'Egitto. Il trattato di armistizio concedeva agli ufficiali francesi di conservare i beni personali, ma l'Istituto del Cairo avrebbe dovuto consegnare tutti i reperti archeologici. Gli accademici francesi contestavano ai vincitori il diritto di requisire le testimonianze del passato, sostenendo che la storia dell'Egitto apparteneva all'umanità e chiedevano quale sarebbe stata la fine dei tesori da loro raccolti. Quando gli inglesi costrinsero i francesi alla resa di Alessandria, la stele di Rosetta era già famosa. Sebbene probabilmente fosse più nota in Francia che non in Inghilterra, venne tuttavia considerata bottino di guerra. Rappresentava cioè uno dei frutti della vittoria inglese.
I francesi erano chiaramente riluttanti a lasciarsela sfuggire e la nascosero, cercando di fingere di non esserne in possesso. Un membro dell'Istituto francese al Cairo scrisse nel 1801: «Ci state portando via le collezioni archeologiche, i nostri disegni, le nostre copie dei geroglifici, ma chi vi darà la chiave per tutto questo? Senza di noi questo materiale è lingua morta, che né voi né i vostri scienziati sarete in grado di interpretare. Prima che le piramidi vedano il sole, noi distruggeremo i nostri reperti, li spargeremo tra le sabbie del deserto e li butteremo in mare. Se è la celebrità che cercate, molto bene, potete contare sulla lunga memoria della storia. Anche voi sarete ricordati per aver bruciato la biblioteca di Alessandria». Il generale Jacques Mineux, che aveva preso il comando dopo il ritorno di Napoleone in Francia, fece nascondere la stele di Rosetta. Ma gli ufficiali inglesi, immaginando che i francesi avrebbero tentato di farla uscire furtivamente dal paese, chiamarono in Egitto William Hamilton, esperto archeologo e storico, che era stato protagonista, tra l'altro, dell'acquisto in Grecia dei marmi del Partenone di Atene. Hamilton era certamente determinato a non lasciare l'Egitto senza un nuovo carico di tesori. Hamilton aveva saputo qualcosa e quindi sospettava che i francesi avessero occultato la stele. Quando il generale Mineux fu interrogato dinanzi alla sua casa di Alessandria, tentò di far passare la stele come sua proprietà personale e protestò vigorosamente, ma gli inglesi furono irremovibili. Davanti a un fucile puntato, Mineux dovette cedere. Gli inglesi avevano una posizione di forza e si erano conquistati sul campo di battaglia il diritto di possedere il preziosissimo reperto. William Hamilton confermò l'autenticità della stele e l'esercito inglese prese finalmente possesso del suo bottino. La stele di Rosetta venne immediatamente trasportata via nave in Inghilterra, dove arrivò nel febbraio del 1802. I francesi, tuttavia, ne avevano fatto delle copie, per cui a quel punto la gara per vedere chi avrebbe decifrato i geroglifici per primo era davvero aperta. Il mondo accademico sapeva che il primo decifratore dei geroglifici avrebbe avuto fama, ricchezza e un posto assicurato nella storia. La tensione era altissima, non solo negli ambienti scientifici, ma anche in quelli politici e militari. In quegli anni il mondo occidentale era attivo su tutti i fronti dell'esplorazione e delle conquiste. Negli Stati Uniti si annettevano i territori inesplorati della Louisiana e il capitano Lewis avrebbe presto comandato una spedizione per cartografare le terre sconosciute. Thomas Elgin ebbe grande popolarità quando organizzò il trasporto a Londra dei marmi del Partenone di Atene, ancora oggi esposti al British Museum. In Cina volgeva al termine, dopo 4.000 anni, l'era dinastica. I Manciù sarebbero stati l'ultima dinastia regnante. Agli inizi dell'Ottocento, in Europa e in America giungevano con ritmo incalzante le notizie delle grandi esplorazioni delle zone più remote della Terra. Nessuna scoperta appariva più incredibile. Quando iniziarono a diffondersi le notizie sulle meraviglie dell'antico Egitto, l'interesse mondiale verso tutto ciò che riguardava l'antica civiltà del Nilo divenne enorme. C'era la sensazione che i geroglifici potessero nascondere segreti sulle divinità, sull'universo, sulla vita dopo la morte, su tutte le cose considerate misteriose e inspiegabili. Fin dall'inizio vi fu un'enorme curiosità per il fatto che i geroglifici erano formati da disegni o ideogrammi di chiaro significato e quindi la loro decifrazione incuriosiva molto di più di quella di altre lingue antiche scritte in alfabeti misteriosi. Inoltre i geroglifici erano una scrittura associata ai templi e alla classe sacerdotale e ci si aspettava che nascondessero rivelazioni straordinarie. Dopo il suo arrivo a Londra, diverse copie dell'iscrizione della stele cominciarono a circolare nelle università europee. La corsa alla decifrazione divenne rapidamente il più intrigante giallo del mondo, ma a fronte di tanta popolarità, gli studiosi si scontravano con una realtà molto dura. Studiando la relazione fra le tre scritture, nessuno riuscì a intuire uno schema evidente. La mancanza della prima parte del testo geroglifico sembrava bloccare qualsiasi capacità di far combaciare parole e frasi. Era impossibile identificare con certezza anche un solo segno o figura geroglifica.
Sul piano umano, la corsa alla decifrazione fece emergere rivalità e invidie tra studiosi che erano stati amici. E al tentativo di decifrazione si dedicò anche un buon numero di fanfaroni e millantatori che offrivano interpretazioni del tutto fantasiose e stravaganti dell'antica scrittura. Alla ricerca disperata di un qualsiasi indizio, gli studiosi si rivolsero al passato per cercare aiuto. Il primo resoconto della lingua sacra egiziana è un sommario in greco scritto da Or Apollo, un erudito egiziano vissuto nel V secolo d.C. Il suo trattato, Geroglifica, divenne il fondamento delle future interpretazioni. Or Apollo elencò 189 segni geroglifici differenti e di ognuno di essi fornì una dettagliata descrizione e il significato mitologico. Tuttavia, l'opera di Or Apollo non metteva insieme tra loro i geroglifici per formare frasi o paragrafi, e comunque il suo lavoro, pur corretto in parte, conteneva degli errori fuorvianti. Or Apollo si concentra sui singoli geroglifici e ci fornisce molte informazioni vere, ma in molti casi ne dà una motivazione sbagliata. Per esempio, dice che la parola madre si scrive con il simbolo di un avvoltoio. Questo è esatto, ma poi spiega che questo avviene perché in natura non esistono avvoltoi maschi. Nelle epoche successive, quando gli uomini iniziarono a studiare la natura e videro che esistevano avvoltoi maschi e femmine, il lavoro di Or Apollo venne screditato. Scriveva cose vere, ma le commentava con informazioni mistiche del tutto inattendibili. Gli studiosi impegnati nella decifrazione della stela di Rosetta consultarono anche le opere degli storici medievali. Infatti, quando il Rinascimento era sbocciato in Europa, il mondo religioso aveva dato una forte spinta a cercare nei geroglifici la risposta a molti misteri della Bibbia. Molti iniziarono ad interpretare l'antico Egitto esclusivamente attraverso la Bibbia. Così guardavano le piramidi e dicevano: «Le piramidi non sono vere tombe di veri re, sono invece i granai nei quali gli ebrei ammassavano il grano durante i 7 anni di abbondanza, in preparazione per i 7 di carestia che sarebbero seguiti». Così i misteri rimanevano tali, ma i fatti venivano distorti e interpretati in modo da riflettere le storie della Bibbia. Gli studiosi esaminarono anche il lavoro del padre gesuita tedesco Athanasius Kircher, che nel 600 aveva compiuto importanti ricerche sull'antica scrittura sacra dei faraoni. Come Or Apollo prima di lui, Kircher descrisse individualmente i geroglifici come segni rappresentativi di un'idea o di un concetto, ma diversamente da Or Apollo cominciò a combinarli in parole e frasi. Poi, semplicemente, tentò delle traduzioni del tutto immaginarie. Le sue fantasiose interpretazioni convinsero perfino un papa a credere di essere in grado di leggere i geroglifici. Oltre un secolo più tardi, all'epoca della spedizione di Napoleone, gli studi di Kircher erano ancora ampiamente considerati validi e tra i primi studiosi impegnati nella decifrazione della stella di Rosetta era opinione diffusa che i geroglifici rappresentassero una scrittura pittografica simile a quelle ideografiche orientali, nella quale ogni segno rappresentava una parola o un concetto. Fu soltanto quando queste vecchie teorie furono abbandonate che la stele di Rosetta iniziò a rivelare i suoi segreti. Nel 1802 il francese Sylvester Dissossi e lo svedese Johan Åkerblad furono i primi a tentare un nuovo approccio. Ripensando al panorama linguistico dell'epoca dei geroglifici, rifletterono che altre civiltà avevano scritto utilizzando segni che avevano significato di lettere. Quindi valeva la pena di domandarsi se davvero proprio gli egiziani dovevano essere andati controcorrente. Studiarono molti documenti dell'antichità egizia, non soltanto templi e obelischi, ma anche papiri, non solo geroglifici, ma anche testi in demotico, e conclusero che gli egizi sembravano aver avuto un modo normale di scrivere normali documenti di uso quotidiano, per i quali era molto più funzionale un alfabeto fonetico. Dissossi e Åkerblad partirono dal presupposto che era probabile che soprattutto la lingua demotica seguisse il sistema delle altre lingue antiche occidentali. Compilarono una tabella con un certo numero di parole greche ricorrenti nel testo e poi analizzarono il testo demotico alla ricerca di parole che si ripetessero pressappoco negli stessi punti.
Così verificarono che alcuni termini della versione greca si presentavano in uno schema simile anche nella lingua demotica. Quello che fecero questi pionieri fu iniziare a sostenere che la scrittura non era basata su segni rappresentativi di concetti o azioni, ma che c'erano segni che indicavano singole lettere, lettere di un alfabeto, e che quindi il testo non avrebbe più potuto essere guardato come qualcosa di esoterico e pieno di significati nascosti. Sebbene il loro primo tentativo di tradurre il testo demotico fosse stato abbastanza promettente, Disossie e Akerblad rinunciarono perché si arenarono nella ricerca di corrispondenze tra il testo greco e quello geroglifico. 3 anni dopo la scoperta della stela di Rosetta, trovare la chiave agli enigmi dell'antico Egitto si dimostrava molto più difficile di quanto fosse stato mai immaginato, e le migliori menti d'Europa iniziarono a rassegnarsi all'idea che forse i geroglifici sarebbero rimasti indecifrabili per sempre. Dopo il tentativo di Disossie e Akerblad, passò più di un decennio senza che nessuno compisse seri sforzi e la stela di Rosetta rimase accantonata. Per coloro che pensavano di cimentarsi nella decifrazione, il fallimento di Disossie e Akerblad costituiva un monito alquanto scoraggiante. Cimentarsi nella decifrazione rappresentava una grande occasione, ma anche un grande rischio. Anni di studi e di fatiche potevano portare alla gloria, ma per chi avesse fallito c'era la paura di esporsi al ridicolo e di compromettere prestigio e carriera. Gli studiosi sono per temperamento piuttosto prudenti e occorreva un certo tipo di personalità capace di gettarsi nella mischia senza alcun riguardo per i rischi di un insuccesso. Mentre continuavano le scoperte di nuove tombe e di templi ricoperti di geroglifici, cresceva la frustrazione degli archeologi, per i quali i numerosissimi testi rimanevano muti e incomprensibili. La lingua dell'antica civiltà del Nilo sembrava destinata a restare per sempre sconosciuta. Eppure, la soluzione era inaspettatamente vicina. 2 uomini si fecero avanti, entrambi fermamente convinti della propria capacità e decisi a espugnare per primi l'enigma del nuovo secolo. Nell'estate del 1814, Thomas Young, un medico 41enne, fisico e linguista londinese, portò una copia della stela di Rosetta nella sua casa di campagna, dove aveva deciso di trascorrere le vacanze e di tentare di risolvere il mistero. Thomas Young fu uno dei personaggi più geniali sfornati dalla Gran Bretagna. L'elenco dei suoi studi e delle sue opere è veramente impressionante. Si occupò della luce e formulò la teoria delle onde elettromagnetiche che è alla base della fisica moderna. Studiò l'occhio umano e in particolare il modo in cui percepisce i colori. Le sue nozioni sull'occhio umano e sulla percezione visiva hanno portato grandi progressi alla scienza ottica. Fu una delle menti più brillanti e versatili del suo secolo, un grande solutore di problemi. Young si era fatto l'idea che gran parte del misticismo attribuito all'antico Egitto fosse un'assurdità e non credeva affatto che la decifrazione dei geroglifici avrebbe svelato i segreti dell'universo. Ciò che lo attrasse alla stella di Rosetta fu il fatto che era un problema irrisolto e volle la sua occasione per tentare. Young cominciò concentrandosi sull'aspetto grafico di gruppi di lettere e di parole. Così individuò nel testo greco quelle righe che includevano parole ripetute più di una volta. Successivamente tentò di trovare nel testo demotico delle righe con gruppi di simboli ripetuti per un ugual numero di volte. Grazie a questo sistema, Young identificò la traduzione di 86 vocaboli demotici, ad inclusione di parole come re, Tolomeo ed Egitto. Dove Disossie e Akerblad si erano fermati, Young ebbe la caparbietà di continuare. Gli egittologi erano stati da sempre incuriositi dei geroglifici circondati da un profilo ovale. Chiamati cartigli, sembravano essere collocati in posizioni prominenti sulle pareti dei templi e delle tombe più importanti. Alcuni studiosi avevano ipotizzato che essi potessero contenere il nome di un faraone oppure di un membro della famiglia reale. Young lo sapeva e fece buon uso di questo indizio. Dal momento che la stela di Rosetta era stata scritta in onore di Tolomeo, suppose che i cartigli della sezione geroglifica dovessero contenere il suo nome. Inoltre, Young pensò che, essendo Tolomeo un nome greco, gli egiziani avrebbero dovuto trascriverlo foneticamente.
Se i geroglifici fossero stati una scrittura pittografica, sarebbe stato impossibile rendere la vocalizzazione dei termini stranieri per mancanza dei simboli e segni adatti a tale scopo. Dopo 4 anni, Young riuscì a far combaciare le lettere greche del nome Tolomeo con i geroglifici inscritti in uno dei cartigli. Nel 1818 fu il primo a far parlare la stele di Rosetta e a riportare in vita un suono di una lingua morta da millenni. Mentre la notizia del primo successo di Young si diffondeva rapidamente, in Francia un altro studioso si era buttato anima e corpo a decifrare la stele. Era un uomo totalmente dedicato, fino al punto dell'ossessione. Il lavoro di Thomas Young era stato pubblicato ed era ben noto non solo in Inghilterra, ma in tutti i paesi interessati ai grandi temi dell'archeologia. Lo stesso Young aveva inviato copie del suo lavoro a vari studiosi europei, una delle quali finì a Parigi nelle mani di De Saussy. Un giorno De Saussy mostrò una copia del lavoro di Young a un giovane francese dallo sguardo un po' spiritato, che rispondeva al nome di Jean-François Champollion. Il destino di Champollion sembrava essere legato alla stele di Rosetta sin dalla nascita. La leggenda vuole che la madre, costretta a letto durante la gravidanza, venne visitata da un mago guaritore. Guardando negli occhi la donna malata, il veggente predisse che suo figlio avrebbe collegato il passato al futuro, portando luce sui secoli dimenticati della storia. Jean-François Champollion nacque nel 1790 a Figette, figlio di un libraio. Quando aveva 11 anni e studiava in collegio a Grenoble, le notizie della spedizione di Napoleone in Egitto facevano sognare l'intera Francia. Il fratello maggiore di Jean-François, Jacques Joseph, leggeva al fratellino storie favolose della gloria dell'antico Egitto e dei suoi misteri. Quando il giovane Champollion ricevette una copia della stele di Rosetta da un cugino che aveva fatto parte della spedizione, ne rimase rapito. Il giovane Jean-François aveva deciso che lo scopo della sua vita era decifrare la stele di Rosetta. Fin dal liceo concentrò i suoi studi con quell'obiettivo in mente, anche a costo di trascurare le materie che non lo interessavano. Le lingue erano la sua passione e la sua ossessione. Si dedicò soprattutto alle lingue asiatiche e del Medio Oriente, e in particolare al copto, che era stato parlato dai cristiani d'Egitto e che veniva scritto con le lettere dell'alfabeto greco. Quando aveva circa 14 anni, Champollion studiava troppo, ma non tanto sulle materie scolastiche, bensì sugli antichi testi in copto e sui geroglifici egiziani, ed esagerò fino al punto di procurarsi un esaurimento nervoso. Quando venne mandato in vacanza perché si rimettesse in salute, scrisse al fratello maggiore per dirgli che si annoiava a morte e gli chiese di mandargli una grammatica cinese. Questa era la personalità ossessiva di Champollion. I primi studi di Champollion si concentrarono sulla decifrazione della lingua demotica e sulle sue relazioni con la lingua copta. Inizialmente anche egli aveva creduto che i geroglifici fossero una scrittura figurativa con segni dal significato simbolico, ma quasi contemporaneamente a Young intuì gli stessi collegamenti fra i nomi greci e i geroglifici inscritti nei cartigli. Quando venne a conoscenza del lavoro di Young, Champollion comprese in un baleno che le sue intuizioni erano esatte. Dopo essersi procurato una trascrizione di un noto cartiglio di Cleopatra proveniente dal tempio di File, Champollion si rese conto che poiché i nomi Tolomeo e Cleopatra in greco avevano delle lettere in comune, anche i geroglifici avrebbero dovuto presentare segni simili. Quando confrontò i nomi geroglifici dei due regnanti, i segni che indicavano le lettere P, L e O combaciavano. Champollion aveva così dimostrato la correttezza della teoria di Young, vale a dire che quantomeno i nomi stranieri venivano scritti con simboli di significato fonetico. Champollion ebbe la certezza che le intuizioni sue di Young erano giuste e che i nomi dei faraoni di origine greca potevano essere scritti con i geroglifici. Ma era solo l'inizio. Poteva trattarsi di un adattamento di tarda epoca, valido solo per scrivere foneticamente dei nomi stranieri in una lingua altrimenti ideografica. Ora occorreva scoprire se i geroglifici funzionavano nello stesso modo per le parole egiziane.
Il giovane studioso si concentrò su un cartiglio che era ripetuto molte volte sul grande tempio di Karnak. Era il nome di un re scritto con tre segni. In alto c'era un disco solare. Champollion sapeva dalla lingua copta che il nome del sole in egiziano antico veniva pronunciato Ra. In basso c'era un segno che era stato identificato da Yang come la lettera S ed era ripetuto due volte. Ora Champollion aveva in mano il nome di un re che iniziava con Ra e terminava con due S. Il segno al centro era più complicato e non era stato decifrato né da Yang né da nessun altro, ma Champollion rintracciò quel segno nella stella di Rosetta dove compariva parecchie volte. Ogni volta che compariva, il greco corrispondente poteva essere tradotto con il concetto della nascita o del partorire. Egli sapeva che nella lingua copta partorire si diceva mese e in questo modo aveva composto il nome di un re che iniziava con Ra, continuava con mese e terminava con la doppia S. Champollion conosceva da fonti storiche i nomi degli antichi re dell'Egitto e sapeva di un faraone chiamato Ramesses. Improvvisamente capì di avere trovato la chiave della decifrazione, che era resa possibile dalla rara e fortunata combinazione tra la sua padronanza della lingua copta, la scoperta delle prime lettere da parte di Yang e la sua vasta conoscenza dell'antico Egitto. La diabolica resistenza dei geroglifici ai tanti tentativi di decifrazione era stata vinta. La reazione di Yang ai successi di Champollion fu contrastata. Da una parte ebbe la soddisfazione di vedere messe a frutto le sue intuizioni, ma dall'altro lato fu molto amareggiato dal rifiuto di Champollion di riconoscergli il benché minimo credito. Anche se Champollion poteva aver avuto le stesse intuizioni di Yang, in definitiva non aveva mai pubblicato i suoi lavori, mentre Yang lo aveva fatto. Quando finalmente Champollion diede notizia della decifrazione dei geroglifici, divenne l'idolo di tutta Parigi. La Francia intera celebrò il fatto che era stato un francese a decifrare la misteriosa scrittura egiziana e alle proteste di Yang non venne dato alcun peso. Del resto a Champollion doveva essere dato credito della sua dedizione quasi maniacale. I suoi studi proseguirono a ritmo forsennato e dalla pura materia linguistica allargò il suo raggio d'azione in campo storico, compilando la prima lista dei faraoni egiziani con le date in cui avevano regnato. Nel 1824 aveva già ricostruito un alfabeto di 21 lettere geroglifiche. Tutto il suo lavoro era stato condotto a tavolino, studiando copie delle iscrizioni che altri avevano riportato dall'Egitto. La decifrazione dei geroglifici iniziò a schiudere la porta sulla storia dell'antico Egitto e la stele di Rosetta era stata la chiave. Non va dimenticato che l'Accademia di Francia aveva considerato Champollion un pazzo ossessivo che lavorava chiuso in una stanza e che non sarebbe mai arrivato da nessuna parte. E ora, d'improvviso, era un eroe nazionale. Il governo francese gli affidò l'incarico di acquistare la vasta collezione dell'egittologo inglese Henry Sauce. E quando Champollion portò a compimento l'operazione, venne nominato responsabile del Dipartimento di Antichità Egiziane del Museo del Louvre, dove i reperti acquistati furono esposti con straordinario successo. Ma Champollion non intendeva accontentarsi di costruire una collezione da museo, voleva intraprendere un viaggio in Egitto. Nel 1828, con l'aiuto del Museo Egizio di Torino, Champollion organizzò una spedizione che avrebbe risalito il corso del Nilo, producendo il più grande sforzo scientifico in Egitto dai tempi di Napoleone. Era il suo primo incontro con la mitica terra dei faraoni, un incontro stupefacente. Corse dentro e fuori dai templi come un pazzo, gridando la sua meraviglia e sfogando l'emozione di essere il primo a capire le iscrizioni dopo migliaia di anni. Cercava prima di tutto i cartigli, che erano la chiave al nuovo compito che l'ossessionava in quel periodo, la compilazione di una tavola cronologica dei faraoni, che era essenziale per la datazione dei monumenti e la ricostruzione della storia del paese. Il viaggio di Champollion provò al di là di ogni dubbio che i suoi metodi erano esatti e la sua competenza linguistica gli permise presto di leggere l'antica lingua sacra direttamente dalle pareti dei templi. L'Egitto non sarebbe più stato la terra del silenzio. Ora le sue pietre parlavano di un passato antichissimo e favoloso.
I nomi di faraoni quali Ramses e Tutmosis ritornarono ad essere leggendari e finalmente i loro volti potevano essere identificati. Ora si sapeva in quale epoca avevano regnato e in quali templi avevano pregato. Ritornato a Parigi, Champollion riprese subito il suo lavoro. Aveva ora abbastanza materiale per scrivere la prima storia completa dell'antico Egitto. Ma il destino era già stato generoso con lui e non gli concesse questa nuova occasione. Il 4 marzo del 1832, Jean-François Champollion morì a soli 42 anni. Champollion non ebbe mai alcun dubbio sulla propria predestinazione a decifrare i geroglifici e quando vi riuscì non ebbe alcun dubbio sull'esattezza del proprio metodo. Aveva ragione, e dunque fu giusto che i francesi creassero su misura per lui la prima cattedra di egittologia del mondo. Morì prematuramente, ma almeno seppe che le sue conquiste erano state riconosciute, mentre tanti altri geni del passato non ebbero questa soddisfazione. Molte delle sue opere furono raccolte e pubblicate postume dal fratello maggiore. Mentre Champollion nei suoi ultimi anni aveva preferito la ricerca storica a quella linguistica, altri studiosi dopo di lui ripresero i suoi strumenti per completare le nostre conoscenze sul demotico e sui geroglifici. La quantità di iscrizioni ritrovate su tombe, monumenti e papiri era immensa e con il passare degli anni anche la storia sociale, politica ed economica degli antichi egizi riemerse potentemente dalle tenebre. La stele di Rosetta aveva permesso di ridare la parola a una civiltà muta. Poco a poco divenne chiaro che gli antichi egizi erano come noi. Il mito di una civiltà dotata di conoscenze segrete e poteri sovrannaturali svanì nel nulla. E anzi si apprese che gli egiziani tenevano una normale corrispondenza riguardante la vita di tutti i giorni e una letteratura non molto diversa dalla nostra. La stele di Rosetta riportò in vita non solo la storia dell'antico Egitto, ma con essa anche le prime fasi della civiltà umana. Sebbene sia stata decifrata ormai da più di 170 anni, ancora oggi noi non conosciamo che una minima parte di quel mondo misterioso. Dai tesori spettacolari rinvenuti nella tomba di Tutankhamon nel 1922, al ritrovamento della tomba dei figli di Ramses il Grande nel 1995, l'antico Egitto continua a riservarci nuove ed emozionanti scoperte. La stele di Rosetta rappresenta il punto di svolta dopo l'epoca nella quale tutto ciò che conoscevamo sulla storia dell'umanità veniva dalla Bibbia e dalle fonti storiche greche e romane. Proprio all'inizio dell'Ottocento, le più antiche civiltà del Medio Oriente e della Mesopotamia iniziarono a svelarci le loro scritture misteriose e ad aprirci la strada per conoscere le nostre origini e la nostra identità. Dopo la stele di Rosetta, possiamo dire che la storia antica ha iniziato a parlare con parole proprie. Attraverso gli sforzi straordinari e la genialità di uomini come Napoleone Bonaparte, Thomas Young e Jean-François Champollion, una pietra rinvenuta nelle mura di un vecchio forte ha prodotto un'incredibile messe di conoscenze, superando di gran lunga le più rosee aspettative di chi, liberandola con un colpo di piccone, si rese conto di aver trovato un tesoro.